dal libro della Genesi. Il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: Dove sei? Rispose: Ho udito la tua voce nel giardino. Ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Riprese: Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo raccomandato di non mangiare? Rispose l'uomo: La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Il Signore Dio disse alla donna: Che hai fatto? Rispose la donna: Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Allora il Signore Dio disse al serpente: Poiché hai fatto questo, maledetto sei tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. Una buona festa a tutti. L'8 dicembre del 1854, nella Cappella Sistina, Pio IX proclamava il dogma dell'Immacolata Concezione con queste parole: La Beatissima Vergine Maria fu preservata immune da ogni macchia di peccato originale per particolare grazia e privilegio di Dio Onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore. Ci chiediamo che cosa significa un dogma formulato in questo modo, con un linguaggio che ci risulta piuttosto enigmatico. Primo interrogativo che ci poniamo riguarda proprio questo privilegio concesso a Maria. Qual è la domanda che noi ci poniamo? Se Dio, che è un padre di tutti noi, può concedere un privilegio a un membro del nostro genere umano, che è Maria, e la esenta dal peccato originale e dalle sue drammatiche conseguenze, come mai non concede a tutti i suoi figli questo privilegio? E se concede privilegi Dio, allora non ci risulta simpatico. E poi allontana Maria invece di avvicinarla a noi. Non la sentiamo una nostra sorella che fa il cammino nella vita con tutti i drammi, con tutte le difficoltà che noi dobbiamo incontrare. Preferiremmo sentirla più vicina, invece, questo privilegio ce la allontana. Noi la ammiriamo, questa creatura stupenda, ma non ci è vicina. Allora, quando noi parliamo di devozione alla Madonna, sarà magari per ottenere qualche grazia, ma non è una compagna di viaggio nel cammino della vita. Ma poi c'è anche il tema del peccato originale. Parla di peccato originale questa definizione. E allora, che cos'è questo peccato originale? Noi saremmo dei poveri discendenti di Adamo, costretti a sopportare, senza averne alcuna colpa, le pene di un peccato che noi non abbiamo commesso. Questa almeno è sempre stata l'interpretazione da Sant'Agostino in avanti. Allora noi possiamo proclamare beata Maria, che è stata esentata da questo problema. E tutto finisce lì, con una grande ammirazione per questa donna, ma anche con tanta amarezza per noi e per la nostra condizione di peccatori. È troppo lontana dalla nostra condizione, Maria, se la interpretiamo in questa prospettiva.
direi anche che questa immagine della madre di Gesù, che deriva dall'affetto più che dalla meditazione approfondita dei testi sacri, invece di unire i fratelli di fede in Cristo, li divide. È un motivo di attrito nel dialogo ecumenico sia con i protestanti che con gli ortodossi. La Maria del Vangelo è molto vicina a noi. È una ragazza di Nazareth che si è innamorata di un giovane del suo villaggio, Giuseppe. Con Giuseppe progetta una famiglia secondo la tradizione del suo popolo, poi diventa mamma, una donna di fede, beata perché hai creduto, dirà Elisabetta, ed è Maria una donna che si è dovuta confrontare ogni giorno con difficoltà e tentazioni non diverse dalle nostre. È stato tentato suo figlio, anche lei è stata tentata in tutto come noi. Non è un'eccezione, Maria, è una persona particolare in cui Dio ha trovato la piena disponibilità alla realizzazione del suo progetto di salvezza. Questa è la Maria del Vangelo. E quando noi rileggiamo il dogma dell'Immacolata Concezione dobbiamo rileggerlo sempre alla luce del Vangelo e delle interpretazioni nuove che vengono date alla parola di Dio. I Vangeli ci ricordano le perplessità di Maria, i suoi interrogativi, il suo commovente cammino di fede, quando Luca ci dice: fin dall'inizio Maria non capiva quello che ha detto Simeone, non capiva quando Gesù ha detto nel Tempio, quando lo hanno ritrovato, non sapevate, annota l'Evangelista, i suoi genitori non capirono. Come noi, come suo figlio, Maria è stata tentata, con una differenza, e lo svilupperemo poi più avanti nel commento della parola di Dio di questa festa, è colei che ha saputo sempre dire di sì a Dio. Vediamo di capire anzitutto questo dogma che è stato formulato con un linguaggio legato alle categorie filosofiche e teologiche del tempo e chiariamo subito. I dogmi non sono parola di Dio, sono parola di uomini che in un certo tempo hanno formulato una verità secondo ciò che erano riusciti a comprendere di quella verità che è presente nelle scritture. Ma poi le categorie filosofiche e teologiche mutano con il tempo, con le culture. La verità rimane e viene formulata in un modo diverso. Oggi noi comprendiamo in un modo diverso quest'unica verità che è stata presentata con quelle parole da Pio IX, ma oggi abbiamo approfondito le conoscenze della scrittura e possiamo formulare in un modo diverso la stessa verità. Come tutti, difatti, al suo tempo, Pio IX riteneva che il racconto del peccato originale riferisse la storia sciagurata di due individui, il signor Adamo e la signora Eva. Era convinto che la loro trasgressione aveva poi avuto conseguenze drammatiche per tutta l'umanità. Questa era la concezione comune condivisa da Pio IX, del resto è la concezione, come dicevo, che è iniziata già fin da Sant'Agostino e poi è continuata fino ai nostri giorni. Gli studi biblici oggi hanno appurato senza ombra di dubbio che il brano della Genesi, cui si racconta il cosiddetto peccato originale, non è il resoconto di un fatto accaduto all'inizio del mondo, ma è una pagina di teologia
che è stata redatta per rispondere agli enigmi più profondi del cuore dell'uomo, e l'interrogativo era: perché esiste il male nel mondo? Perché così spesso noi ci rendiamo conto di vivere in una valle di lacrime? Chi ha creato questa situazione di dolore? L'ha voluto Dio un mondo così, o ce lo siamo creati noi? Questo è l'interrogativo esistenziale a cui risponde questo terzo capitolo del libro della Genesi, che ci viene proposto in questa festa come prima lettura. Questo capitolo non narra la storia del peccato di un certo Adamo e di una certa Eva, ma spiega la dinamica secondo cui da sempre gli uomini giungono a rifiutare Dio, il suo disegno, il suo progetto, e fanno delle scelte insensate che provocano poi pianto, stridore di denti, la valle di lacrime, che non l'ha voluta Dio, l'ha voluta l'uomo da sempre, decidendo lui quali scelte fare senza tener conto di Dio, quindi eliminando Dio dalla propria vita. Noi non siamo gli sventurati discendenti di Adamo ed Eva, che sono costretti a portare le conseguenze di un peccato dei loro progenitori. Siamo noi, gli Adamo e le Eva, che posti di fronte a Dio e alla responsabilità delle scelte, possiamo fare delle scelte di vita o fare scelte di morte. Se seguiamo Dio e non il nostro capriccio, noi facciamo scelte di vita. Se invece vogliamo eliminare Dio, allora le nostre scelte ci portano in una valle di lacrime, perché Dio non crea la valle di lacrime, è il nostro peccato che la crea. Allora, se l'interpretazione del racconto della Genesi non è quella data da Sant'Agostino, anche la concezione, la verità contenuta nel dogma dell'Immacolata Concezione, richiede di essere approfondita e compresa in modo nuovo. Vediamo di capirla. Io partirei dall'esperienza che tutti noi facciamo. Tutti noi sperimentiamo un'inclinazione all'egoismo, a ripiegarci su noi stessi, sul nostro interesse, a pensare a ciò che ci piace e non a mettere al primo posto nei nostri pensieri e nelle nostre scelte il bene, la vita, la gioia dei fratelli. Non pensiamo a loro. Il nostro istinto ci porta a pensare a noi stessi, a decidere in base al nostro tornaconto. E questo è ciò che viene chiamato ancora impropriamente peccato originale. Non c'è nessun peccato, nessuna colpa. È la nostra condizione, quella nella quale noi nasciamo. La colpa viene dopo, quando ci si lascia condurre da questa pulsione egoistica e non dall'amore. Allora non realizziamo la nostra umanizzazione. Non è una vita umana quella in cui noi facciamo delle scelte egoistiche e non delle scelte di dono di noi stessi per la vita del fratello. Del resto, l'apice dell'evoluzione non è l'animale ragionevole, autocosciente, padrone della scienza e della tecnica. L'apice, il culmine dell'evoluzione, secondo il disegno di Dio, è l'uomo che ama, che esce da se stesso per incontrare il fratello e donare amore, vita, gioia al suo simile. Quando giunge ad amare in pienezza, in modo gratuito e incondizionato, realizza l'apice della propria umanizzazione. L'egoismo è l'antiamore e quindi è il disumano. Adesso viene allora l'interrogativo. Davvero la tendenza all'egoismo con la quale noi ci troviamo da quando nasciamo è invincibile?
Questa è la domanda. Oppure c'è qualcuno che è riuscito a vincere pienamente questa pulsione che porta al ripiegamento su se stessi? L'amore pieno, incondizionato, la ricerca del bene, l'amore anche per colui che ci fa del male, il nemico. È possibile? È possibile l'amore totale senza un briciolo di egoismo? La risposta è certamente no, se possiamo contare solo sulle nostre forze che ci vengono dal biologico, dalla nostra natura terrena. È impossibile questo. Ci vuole un dono dello spirito, della forza, della vita divina che agisce in noi e ci fa vincere questa pulsione che ci porta al ripiegamento su noi stessi. La domanda adesso però che rimane è: qualcuno è riuscito davvero a lasciare agire lo spirito, la vita divina in lui in pienezza? Questa è la domanda. Nella seconda lettura di questa festa, che è presa dalla lettera agli Efesini, si dice che in Cristo il Padre ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nell'amore e ci ha predestinati a essere Suoi figli adottivi. Notiamolo bene, essere immacolati. Quindi lasciar vincere in pienezza lo spirito, la vita divina e l'amore in noi è ciò che è il destino per tutti i figli di Dio, essere santi e immacolati. Noi siamo tutti destinati a questo. Ma la domanda che ripropongo è: qualcuno ci è riuscito, qualcuno è arrivato davvero a essere immacolato? In modo che l'egoismo non ha mai avuto potere su di lui. La risposta è la festa di oggi. Maria ci è arrivata. La sua vita è stata tutta un dono d'amore e questo non significa che non sia stata tentata, che non abbia avuto dubbi, incertezze, difficoltà nel donarsi incondizionatamente per amore come ha fatto suo figlio. E allora così la sentiamo nostra compagna di fede, non una privilegiata che è stata esentata da tutte le difficoltà che noi invece dobbiamo affrontare. E veniamo adesso a una riflessione sul testo sacro della prima lettura della festa di oggi che ci aiuta a comprendere bene ciò che è accaduto in Maria. Inizia il brano dicendo che il Signore Dio chiamò l'uomo dopo che quest'uomo si è allontanato da lui, ha mangiato l'albero della conoscenza del bene e del male e gli ha chiesto: dove sei? Dio ha fatto bene ogni cosa, il mondo era uscito bello dalle sue mani, difatti per 7 volte l'autore sacro dice: Dio vide che era bello ciò che aveva fatto. Com'era la creazione che è uscita dalle mani di Dio. Era una creazione in cui quando l'uomo è giunto era in perfetta armonia con Dio, armonia che è rappresentata da una stupenda immagine del libro della Genesi che ci dice che il Signore e l'uomo passeggiavano nel giardino dell'Eden alla brezza, accarezzati dalla brezza della sera, la piena armonia dell'uomo che si è inserito senza scostarsi per delle scelte sue, da quello che è il progetto di amore che Dio ha su di lui. E poi c'era armonia fra l'uomo e la natura. Il mondo era amato, rispettato, curato come un giardino dall'uomo, che aveva ricevuto proprio questo incarico dal Creatore. E poi c'era armonia fra l'uomo e il suo simile, la donna, nessun dominio, nessuna sopraffazione, nessuna strumentalizzazione egoistica, solo la gioia di sentirsi un dono l'uno per l'altro, la sessualità vissuta come dono d'amore incondizionato.
È in questo contesto che entra in scena il serpente, che convince l'uomo a infrangere i limiti che gli sono imposti dalla sua condizione umana e a farsi un Dio, a decidere lui ciò che è bene e ciò che è male, e non tener presente il progetto del creatore sulla sua vita, sulle creature, a ritenersi un Dio di se stesso, a non aver bisogno di nessun altro. Lo convince a mettere da parte il progetto del creatore, a sostituirlo con il proprio progetto, a seguire i propri capricci, le proprie astuzie, illudendosi così di raggiungere la piena realizzazione di sé e la felicità. Serpente è entrato nell'uomo. Ci chiediamo, chi è questo serpente? Beh, contrariamente a quello che forse noi pensiamo, in tutto l'Antico Testamento questo misterioso personaggio non compare mai. Soltanto al tempo di Gesù, gli autori giudei, per influsso poi del pensiero persiano e ellenistico, hanno cominciato a vedere nel serpente il diavolo. Ma il testo della Genesi non orienta verso questa spiegazione, dichiara piuttosto: il serpente è la più astuta delle creature di Dio, più astuta, non la più saggia, l'astuzia. La saggezza avrebbe portato a stare in sintonia con Dio, l'astuzia ti porta lontano seguendo quello che è il tuo capriccio. Il serpente non è qualcosa fuori dell'uomo, è l'uomo stesso che, colto da folle delirio di onnipotenza, si solleva contro Dio, pensa di potersi sostituire a Dio proclamando la propria autonomia da Lui nel decidere ciò che è bene e ciò che è male. E questa tentazione all'autosufficienza presente nell'uomo lo seduce facilmente, e quindi quello che era chiamato il peccato originale non è altro che la presentazione dell'origine di ogni peccato, di ogni scelta insensata che l'uomo fa. Il peccato causa poi la rottura di tutte le armonie che abbiamo presentato, e le conseguenze sono sempre drammatiche. Non è Dio che castiga l'uomo quando trasgredisce il comandamento, no, ma quando l'uomo esce per seguire i propri capricci invece di seguire il disegno di Dio, le conseguenze, i castighi sono del peccato stesso. L'uomo non vive più in un paradiso terrestre, ma in una valle di lacrime che lo crea, che crea con il proprio peccato. Dove sei? Dice Dio, non è che gli chiede dietro a quale albero ti sei nascosto, no, è molto più profondo l'interrogativo. Il Padre è preoccupato di questa scelta dell'uomo che è andato a cadere in un abisso. Dove sei andato a finire? Pensa a ciò che hai fatto, cosa hai fatto della tua vita, come ti sei ridotto agendo di testa tua. Sei finito nel pianto e stridore di denti. Pensiamo oggi concretamente. Cosa succede quando gli uomini nel campo della sessualità, invece di seguire il disegno di Dio, seguono i loro capricci, pensano di costruirsi un paradiso in questo mondo, un paradiso terrestre, si ritrovano in una valle di lacrime. Pensiamo quante famiglie che si sfasciano, quanti giovani che non si costruiscono un amore autentico, proprio perché si fanno delle scelte senza tener presente quella che è la parola d'amore che il Padre del Cielo ci rivolge per la vita, per la gioia. La risposta dell'uomo: ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura, mi sono nascosto, sono nudo. Nascondersi dal Signore significa decidere di fare a meno di Lui, di pensare, di bastare a se stessi. È ciò che accade a noi oggi, quando facciamo di testa nostra, poi cominciamo ad abbandonare la preghiera
ci disinteressiamo dell'ascolto della parola di Dio, prendiamo le distanze dalla vita della comunità, proprio per non essere rimessi in discussione, per non sentirci intralciati nelle nostre scelte. L'uomo ha paura di Dio se si stacca da Lui e precipita nel baratro della più completa confusione. Quando Dio interroga l'uomo: hai forse mangiato l'albero della conoscenza del bene e del male che ti avevo detto non toccarlo? Perché se tu tocchi quest'albero della conoscenza del bene e del male, cioè se tu vuoi decidere di testa tua ciò che è giusto e ciò che è sbagliato e non tieni conto di quello che io ti insegno, tu perdi la vita. La risposta dell'uomo: la donna che mi hai posto al fianco mi ha dato dell'albero, io ne ho mangiato. La donna è la colpevole. Ecco la prima conseguenza di questo peccato, dopo l'allontanamento da Dio, l'allontanamento dal fratello. Dovremmo vivere nell'amore, il peccato ci separa. E l'accusa è anche contro Dio, perché? Perché dietro queste parole dell'uomo c'è Dio: sei tu il responsabile, tu mi hai posto accanto, la donna è stata lei a sedurmi, me l'hai data tu. E se cerchi un colpevole, chiedi una spiegazione a lei, dice l'uomo, io sono stato ingannato. E direi, è una tentazione che abbiamo anche noi oggi, quella di gettare su Dio la responsabilità. Sei tu che hai creato male il mondo, gettiamo la colpa sul diavolo, il male che c'è nel mondo, le passioni, l'educazione, la società. Il Signore allora si rivolge alla donna: che hai fatto? E la donna dà la colpa al serpente, e questa è un'accusa non tanto velata contro Dio. Il serpente. Il serpente, abbiamo detto prima, non è un qualcosa di esterno all'uomo, è quella parte di noi che ci porta lontano, la pulsione che ci porta a fare delle scelte che non sono quelle di Dio. E la donna dà la colpa al serpente, e dar la colpa al serpente vuol dire: tu, oh Dio, hai messo in me una tendenza di male, perché non mi hai fatto angelo? Allora non ci sarebbero stati problemi. La risposta è che Dio non poteva farci angeli perché avrebbe creato delle creature che non saremmo noi. Se ci fa noi, non possiamo che essere così. Ci aspetteremmo a questo punto che il Signore interrogasse il serpente, ma non lo può fare, perché il serpente non è altro che l'altra faccia della nostra umanità. Invece di interrogare il serpente c'è una promessa stupenda: la maledizione del serpente. Finora nel libro della Genesi ci sono state soltanto benedizioni: Dio benedisse i pesci, benedisse l'uomo, crescete, moltiplicatevi. La benedizione significa fecondità, continuità di vita. Il serpente è maledetto. Maledetto vuol dire: tu non avrai posterità, tu sei destinato a concludere la tua esistenza e non avere posterità. Nella storia che rimarrà tu non ci sarai. Questa è chiamato il protoevangelo, cioè la parola di salvezza e di gioia e di speranza per l'umanità che è stata pronunciata da Dio fin dall'inizio. Il mondo e l'umanità andranno a finir bene. Ci sarà inimicizia sempre fra te e la donna, dice al serpente. Beh, l'interpretazione più immediata sarebbe fra Maria e il serpente. No, il significato è diverso. Qui c'è l'immagine della vita umana nel suo conflitto fra bene e male, fra egoismo e amore. Durerà fino alla fine. E in questo confronto fra l'egoismo e l'amore, l'egoismo alla fine avrà la peggio. Questa testa del serpente verrà schiacciata, striscerà nella polvere, lambirà la polvere. Lambire la polvere, non è i serpenti, ha mai mangiato la polvere.
Lambire la polvere vuol dire la sconfitta completa. Sarà Cristo che schiaccerà con il suo dono della vita, il dono del suo spirito, la testa di questo serpente. Perché quando in noi lasciamo agire lo spirito d'amore che ha portato nel mondo Cristo, la testa del serpente, la testa dell'egoismo viene schiacciata. E adesso la domanda alla quale vogliamo rispondere al termine di questo commento alla parola di Dio. In qualcuno la testa di questo serpente è stata schiacciata? La risposta che ci dà la festa di oggi è sì. C'è una donna nella quale lo Spirito ha agito in pienezza, è Maria. In lei si è realizzata quell'armonia perfetta che Dio aveva sognato fin dal primo mattino del mondo. Auguro a tutti una buona festa.